Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Lucky Sfida. Ragazzi, oggi mi sento parecchio lezzo. Quindi guardate un pochettino, apriremo 60 Rainbow Lucky Block, ma li ho messi a forma di cuore perché vi voglio bene. Sì. Così ragazzi, così. Comunque andiamo subito ad aprire perché ovviamente non c'è tempo da perdere. Allora, vediamo se riesco subito a trovare qualcosa di buono. Si parte bene, un nulla, un bel nulla è sempre... Ragazzi, TNT Sword. Allora, esaminiamola. Sharpness 3, Smite. Vabbè, altre cazzatine, looting potrebbe essere interessante, ma quello che importa a noi, a parte la forma veramente figa, è TNT 1. Effettivamente, una spada TNT Sword con incantamento TNT 1, farei pensare che magari lancia TNT... Ma che pazzo, ma cosa fare qui? Cioè, se io faccio così, tipo... No. Ragazzi, ma che cazzo... Ma allora, io devo dire, è abbastanza inutile come spada, perché ovviamente c'è, cioè, una roba così è sgravata e rischia anche di uccidermi. Ma è spettacolare come cosa, cioè veramente è divertentissima. Mai visto ovviamente una di simile, ragazzi. Fa sempre piacere trovare queste belle cose. Appunto ragazzi, ho preso Rainbow perché so che ci sono queste robettine qui. Tipo questo qui è una katana, fa 5 di danno, quindi non fa nulla, ma è lifesteal 2, che lifesteal 2 è tanto ragazzi. Guardate, ma mi dà tantissimo, guardate quanto. No vabbè. Ragazzi, noi abbiamo già visto una spada che va lifesteal 1, ma lifesteal 1 ci rigenerava tipo un cuore a colpo. Questo qui invece, cavolo, ci dà rigenerazione per qualche secondo. È potentissima come roba, veramente. Non vedo l'ora di utilizzarla. Poi ovviamente arco frecce è sempre buono. Beh ragazzi, ci sta questa roba. Voglio effettivamente trovare qualche mob che sia un attimo più difficile. Tipo, se faccio così ora ci crepo. No, non volevo proprio creparci, volevo togliermi un po' di vita. Vabbè, comunque ci riprovo. Vediamo a questa distanza, ok, mi faccio molto male. Quindi testiamo ora. No vabbè, guardate, mi riscenderà un botto. Poi ovviamente se comincio a sfumare i colpi non fa nulla di danno in questa spada qui. Però cavolo, mi rende immortale. Bellissima ragazzi, bellissima. Amo trovare queste cose nei Lucky Block. Però effettivamente a me servirebbe una... No. Allora intanto ho visto... Ragazzi, questa è una trappola. Perché sono stato rallentato e oltretutto sono in questa cosa che non so cosa sia. Sono destinato a morire. Va bene. Cioè dai, no. Ha fatto spawnare un tempio oceanico? Seriamente? Seriamente? Tutto intero così? Ok, è figo. C'è l'oro dentro, però non lo userò mai. Cioè è semplicemente un coso che occupa spazio così a caso. La trovo abbastanza inutile a dire il vero anche. Ok, spawn Bob. Spawnare Bob. Un gigante, random mob, Ender Dragon. Ok, devo stare effettivamente attento ragazzi, perché... No, è vero. Oh mio Dio ragazzi. Me ne ero scordato. Allora, in teoria questa cosa qui mi fa molto male. Non è vero, non ce l'ha fatta. Vabbè raga, va così. L'Ender Dragon sicuramente non lo faccio spawnare. Però Bob ragazzi potrebbe essere interessante, soprattutto se lo metto in una sottospecie di arena come questa qua, che ovviamente non posso nemmeno ultimare. E vabbè, proviamoci però. Ok, sì, no, figa, me ne scordo. Ok, è un po' un casino. Però effettivamente, guardate, sono immortale. A parte che lui ha torso nell'armatura, quindi mi fa un po' danno. Vabbè, così piglia un borderoid. È saltato in aria. E la sua roba? Non penso sia esplosa, perché in teoria è morto lui con l'esplosione. Quindi, però, con questa spara qui non mi va ad uccidere Bob. Quindi magari quest'altro tengo da parte. Però veramente figo. Voglio vedere se il gigante, invece, è un Bob gigante oppure... No, ok. Io gliene spam un pochettino così di TNT. Mamma mia ragazzi, è potentissima sta roba. Vabbè, non sono qui per fare queste cose comunque. Sono qua per provare ad aprire tutti i Lucky Block. Cosa che ovviamente non ci riuscirò mai, perché tanto va così. Tra l'altro queste cose qui ragazzi mi avete detto che... ok, è esploso tutto, ma non troppo. Comunque in questi robi mi avete detto provare a farci un po' di cose, tra cui anche mischiarli ai Lucky Block, che forse li fanno diventare fortunati. Vediamo, no, non funziona. Proverò magari a usarli come armatura, non lo so, boh. Non so cosa possono servire quei diamantini lì. Vediamo. No. E vabbè, ogni tanto effettivamente esplodono delle cose che non mi aspetto minimamente. No, questo è carico. Beh, con questa spada qui non è proprio il massimo. Forse conviene farlo esplodere a questo punto. Ok, però c'è morto con un colpo, dai. Ragazzi, io... No, vabbè, ma no. Cioè, di questo passo non ce la farò mai, veramente. Ne ho ancora 44 da aprire. Ok, vediamo questa roba qui. Healing Orb. Ragazzi, vediamo se mi dà... Sì, mi dà rigenerazione infinita questa qui.
Spettacolare. Quindi se ho life steal, vabbè, su un'arma abbastanza schifosa, e ho anche rigenerazione, ragazzi, top. Questa roba qui invece, tenendola nell'inventario, guardate un pochettino, mi dà cuori extra. Ragazzi, sta cominciando a prendere una bella piega. Questa cos'è? Warp Pearl. Ah, dovrebbero tippare la persona più vicino nel punto in cui si schiantano. In questo caso comunque sempre me. Vabbè, carina come cosa, sì, carina. Vediamo se riesco a trovare, ok. L'orb del vento, Wind Orb, mi dà speed 2, ragazzi. Mamma mia, quanto sono belli. Ok, effettivamente ne stavo parlando male fino a poco tempo fa di questi Lucky Block, però si stanno dimostrando veramente interessanti. Ora tipo tantissimi smeraldi, che con gli smeraldi non posso farci nulla. Se non sbaglio non posso fare un'armatura, ma non ne sono sicurissimo, comunque parlo per forse, diciamo. Quindi magari li potrei unire a qualche Lucky Block. Vediamo qui se riesco a trovare qualcosa, già che li ho usati come scaletta. No, casini. Cosa sta succedendo? Non ho un piccone? Sì, c'ho un piccone. Vorrei salvarmi. Ok, sì, mi sono salvato. Ma cos'è? Ah, era un villaggio. Ma perché è spawnato? Ah, beh, giustamente. È spawnato sopra perché ho aperto quel coso sopra. Vabbè, mele e un pezzo d'armatura. Tra l'altro, l'armatura non c'avevo ancora nulla. Quindi apro questo. Altri cuori extra, però non so se me li conta. E altri cosi qua. Boh, vabbè. Comunque, di questi qui, due non ne conta. Ne conta soltanto uno. Vabbè, poco male, dai. Ci sta lo stesso. Allora, vediamo queste scarpettine. Sharpness e protection, ragazzi, a livelli altissimi. Qua il boss si sciotta oggi, veramente. Lo andiamo a distruggere. Ok, questi. No, 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 no. Vabbè, me li hanno dati lo stesso. Sono i pufferfish per la rigenerazione. Buono, buono. Tra l'altro, qui ho dei diamanti e ho anche il piccone. Quindi, ottima cosa. Beh, almeno mal che vada posso farmi un po' d'armatura, qualche robettina. Ragazzi, ma io ne ho ancora un bordello. Quindi, qua facciamo esplodere tutto. Olè. Potevo usarlo, in effetti, contro qualche mob, una roba simile. Perché ha una potenza d'attacco assurda. Questo qui. Tantissimi pipistrelli. Ragazzi, ho visto che mi ha dato i tacos. Questi sono tacos? Sono tacos, sì. Perché? Comunque Golden Apple e vabbè, ho anche le mele OP e tutto, ragazzi. Proprio qui abbiamo tutto, già. Anche se effettivamente aglio. Comunque, stavo dicendo, anche se effettivamente manca l'armatura, ma quella me la posso sempre craftare, quindi non è un problema. Oddio, ho visto ora che c'era la lava ovunque. Mi sono spostato all'ultimo secondo. Dai, qualcosa di buono, un portale. No, manca un pezzo, quindi un portale da attivare effettivamente. Va, io la roba qua dentro ce la butto. Ok. Roba inutile. Cioè, è utile in linee generali, ma non per me in questo momento, diciamo. Vediamo ora. Ok, diamanti, smeraldi, oro e tutto. Vabbè, prendo un po' la roba come capita, eh. Non è che mi metta a raccattare tutto. E quindi questi altri a raffica. Lì ho visto che è uscito un diamante, non mi interessa. Cose inutili. Beh, oddio. La cesta comunque vorrei aprirla. Ok, molto molto buono. A questo punto non faccio nemmeno spawnare le mucche, robe varie. Tanto non è che mi interessi. Sono pieno di mele dorate. Voglio soltanto provare a far spawnare Bob. Però la spada che ho io ora fa ancora schifo perché quella di prima. No, 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 no. Perché uso questa spada? Sono stupido io però. Ah, ma se tipo li apro qua sotto i mob non mi possono fare nulla. E invece, cioè, l'ho detto. Meno male che l'ho detto, eh. Però si buggano anche Lucky Block. Vabbè, dai, ne sono rimasti pochini. Quindi facciamo qui. Questo si va a disattivare subito. Olè. C'ho sempre paura che possa spawnare. E questo si evita in modo molto easy. Ragazzi, l'ho visti. Dove sono finiti? No, non mi dite che sono finiti nella lava. No, 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 no. Vabbè, se non erano nella lava, l'ha fatto esplodere il creeper. No, che sbatti. Sono finito nell'unico punto in cui c'era la lava. Cavolo. Ragazzi, c'erano gli aggeggini con protezione e sharpness a livelli altissimi. Che sbatti. Comunque, questa roba qui sono taco normali. Non è che siano robe stra OP. Questo è il Miner's Dream, che non mi interessa. Non so cosa sia. Sembrano robe strane. Missile e le bombe. What? Proviamo un attimo il missile. Non dovevo provarlo. E tra l'altro, queste bombe qui, comunque dopo usiamo per bene i missili, sono quelle che fanno esplodere tutto, vero? Vediamo. Beh, no, non fanno molto i danni. Ragazzi, non le uso contro il boss perché ho paura che poi si bughi. Giusto per divertirmi un attimo, lanciamo anche un altro missile, va. Cioè, allora, a livello di danni non fa tantissimo. Cioè, il buco lo fa enorme e tutto, però dà proprio fuoco a tutto quanto. E quello è proprio il vero danno. Tra l'altro, sì, io ho tutto il legno, quindi forse se evitavo era meglio. No, 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 questa roba è qui. Figa, è vero. Io continuo a tirare e sparate, ragazzi, con questa spada qui. Scordandomi che effettivamente scava un buco. Però questa cosa va a mio vantaggio. Perché facendo così, ragazzi, guardate, il buco se lo scava lui sotto. Quindi non è il mio problema. Anche se poi qua non lo posso più colpire. E forse devo usarle contro di lui queste cose. Vabbè, dai, continuiamo e chi se ne frega. Spero di trovare un po' di pezzi d'armatura, non quelli che non mi servono. Qua esplode tutto. Oh, ok. Posso continuare qui? No, no. Madonna, ragazzi, esplode. Ovunque esplode la roba.
Dai, ma non è possibile. Spolveriamo qua. E Nether Star. Allora, la Nether Star non mi servirà mai a nulla. Però la posso, in teoria, mischiare con questi e ottenere fortuna 100. Come posso farla anche con questi? Beh, sì, ragazzi, gli posso dare un po' di fortuna extra. Gli ultimi tre li facciamo strafortunati, dai. Ok, li ho fatti tutti a fortuna 100. Vediamo se si riesce a trovare qualcosa di buono. Allora, intanto apriamo il primo. Ok. Intanto mi è scesa la TNT, quindi già una cosa buona, penso. What the fuck? Queste sono barriere. Sono tipo quelle invisibili che... Però non le posso piazzare. Ah sì, invece le posso piazzare, ragazzi. Perché? Perché è scesa questa roba? Tra l'altro, wow, guardate quanti diamanti. Era stra OP. Comunque manca l'ultimo, vediamo. Una boccetta d'acqua che ha fatto cadere delle pozioni, sì. Prendiamone una. 780, mamma mia. Mamma mia. Vabbè, torniamo in casa, dai. Mi sento già OP. Magari c'erano anche altre pozioni, non ho visto, ma nemmeno mi interessano. Tra l'altro, ragazzi, what the fuck? Che spada ha quello là? Anzi, sapete una cosa? Questa pozione qui non la voglio utilizzare contro il boss finale, perché intanto è un po' sprecata. E poi, no, dai, non mi va, non mi va. Preferisco usarla contro questo qua. Il problema è che c'ha tipo tutta la lava sotto e vorrei tapparla. Così almeno se lo uccido posso prendermi la sua mega spada gigante, forse. Spero, perlomeno. Vabbè, aspetto che se ne vada via la lava. Ok, tutta la lava se n'è andata. Quindi pozione OP. E ragazzi, spada con lifesteal. Non fa tantissimo danno questa spada qui, lo ammetto. Però effettivamente, considerando che ha 750 e tutte queste cose qui, forse un pochettino di vita riusciamo a levargliela. Esatto, e si uccide. Ragazzi, perfetto, proprio ciò che volevo. Mi ha dato la sua spada e le sue scarpettine, che non riesco a vedere che incantamenti hanno, ma a prescindere saranno peggiori delle mie, perché le mie, ragazzi, sono potentissime, veramente. Quindi ora finalmente posso andare a casa felice. Ok, mentre passavo lassù mi sono preso un'altra pozione. Però questa qui mi dà cuori extra, quindi si può anche bere, dai. Cioè, in effetti forse ce n'erano anche altri, vabbè. Allora, ragazzi, questa è la roba che ho deciso di tenermi. Come si può vedere, ci sono i diamanti, gli smeraldi e queste gemme strane. Perché? Perché effettivamente ho visto che si possono fare le armature con tutti e tre. Beh, ovviamente con i diamanti non c'era il dubbio. E le faccio tutte quante perché non so quale sarà più forte. Quindi intanto proviamo questa qui, che secondo me è la più forte. Come si può vedere, manca un pezzo di armatura e mezzo per arrivare al full. Questo li leva a metà e questo è uguale al diamante. Quindi effettivamente questa roba qui, che in gemmine strane, è la più forte. A questo punto mi faccio anche i pantaloncini e il cappellino. Tanto alla fine le scarpette, ragazzi, mi tengo quelle che ho già, perché guardate, vi ripeto, hanno sharpness e protection a livello 15. Quindi sono una cosa sgravatissima. E tutto il resto lo butto qua dentro, tanto non mi serve più. Vabbè, di spada ho deciso di tenere questa qui, perché fa 15 di danno quasi. E poi quest'altra, perché ha lifesteal, che sicuramente è un'ottima cosa. Quindi andiamo a far spawnare la struttura e poi il boss. Come al solito, ragazzi, il comando sta in descrizione, quindi se volete farlo anche voi, dateci uno sguardo. Per far spawnare questo boss basterà semplicemente un blocco di smeraldo e una trapdoor in iron. Che poi non so perché dico iron, che poi in effetti è ferro. Perché parlo metà inglese? Non lo so. Comunque, buttiamola per terra. Buttiamo per terra anche quest'altro. E sbam, eccolo qui, è spawnato. Voglio dire una cosa, ragazzi. La versione che voi trovate in descrizione di questo boss qui è molto depotenziata rispetto a quella che andrò io a affrontare, perché appunto quella che affronterò io in questo momento ha molta molta più vita di quella che voi trovate in descrizione, semplicemente perché sennò l'andavo a shottare in due colpi in numero. Comunque, ragazzi, eccoci qui, proviamo a ucciderlo. Allora, se non sbaglio, la copia originale dovrebbe essere quella laggiù, e appunto fa spawnare questi piccolini qui, e come si può vedere li shotto easy. Li shotto easy. Ora non so sinceramente se è per il motivo che c'ho la spada potentissima o per altro, ma poco importa. Comunque, come si può vedere, lui ha delle skill abbastanza particolari. Ah, è lui quello, il boss proprio. Stavo picchiando lui, manco me ne ero accorto, perché appunto fa cadere le frecce dal cielo. E non so di preciso cos'altro faccia. Tra l'altro, ragazzi, questo qui che fa cadere le frecce dal cielo e c'ha l'uovo in mano è un piccolo spoiler, perché appunto sarà il suo drop. Comunque, ragazzi, cerchiamo di levarlo di torno subito. Tanto, oddio, non mi sta facendo male però. Ah, beh, è vero, chissà quanto ho di armatura io in tutto. Tanto, guardate, è vero, ho Wither Effect, però ho tutti i cuori ancora. Ragazzi, ho una... cioè, lui non mi sta facendo danno, fidatevi, vi shotta in due colpi. Però non mi sta facendo danno perché c'ho tipo un'armatura potentissima. Poverino, un po' mi dispiace per lui. Comunque, dai, non facciamoci prendere dei sensi di colpa o altro, dalla pietà e tutto, ragazzi. È un boss, è un cattivo, è il Dottor Doom. Tra l'altro, non ve lo detto, e quindi va assolutamente eliminato. Il problema è che veramente quando tira le frecce
E anche un po' di... Oh, mi sta levando un po' di vita. Vabbè, non mi si sta nemmeno rigenerando molto, eh. Comunque, se tipo dovessi attaccarlo con questa... Ragazzi, questa qui ha lifesteal, ma guardate. Mi mancano comunque due cuori. Non ce la fa, non ce la fa. Ah no, ok, ora uno. Beh, un pochettino mi rigenero, dai. Comunque, per favore, potresti anche morirci, eh. Vabbè ragazzi, io non lo so. Devo trovare un modo per ucciderlo più velocemente. Tra l'altro ho mangiato la mela OP. Così, devo ucciderlo più velocemente e mangiare la mela OP, come se facesse più danno. Comunque, ok, penso di averlo eliminato. No, non è vero, era una copia. Cavolo ragazzi, mi inganna. Le copie, mi sembra di aver visto che sono più piccole. Però forse non tutte, non ci ho fatto molto caso. Ah no, ah ok, non c'hanno, hanno un nome differente effettivamente le copie, dai. Quindi se leggo il nome sopra, vabbè, basta vedere in effetti che in mano c'ha l'uovo lui. Gli altri no. Ragazzi, forse tutto sommato la pozione dovevo tenermela. Ok, no, ce l'ho fatta, ragazzi. Meno male, dopo 20 anni ce la si fa. Comunque, a parte le teste che, sinceramente, io non ho capito. Una è la testa del Dottor Doom e l'altro invece del... Ah no, uno è Doom's Mask e l'altro Dottor Doom's Mask. Uno è del dottore e l'altro, boh, non lo so, vabbè, la differenza quale sia. Comunque dice che è una chiave... Per il real del nerd, del nether. Sinceramente questa cosa qui non l'ho capita, ma non è quello l'importante del drop. Tra l'altro mi ha dato pure l'armatura indistruttibile, ragazzi. Non è roba da poco, tantissime ossa, quindi insomma è anche carino. L'armatura me l'ha consumata veramente poco. Il boss, comunque, quello che trovate voi in descrizione, non è difficilissimo da uccidere. Ma ragazzi, il drop è veramente importante. Sono queste uova di creeper, che come si può vedere sono Arrow Storm, ovvero una tempesta di frecce, ragazzi. Appunto, io clicco al destro, il creeper muore, ma in verità chi se ne frega del creeper che muore, perché il vero effetto di questa roba è appunto questa nube che fa cadere frecce dal cielo. Purtroppo non sono infinite, ce ne dà soltanto 6, quindi per riaverle ovviamente va riucciso il boss. Non è difficilissimo da uccidere, quindi tranquilli che ce la fate senza problemi. Ma il drop è figo. Però purtroppo non è illimitato, questa cosa un po' mi dispiace. Detto questo ragazzi, spero che questo video lezzissimo vi sia piaciuto. E quindi ciao a tutti.